a tutte ragazze e ragazzi, in questo video vi voglio mostrare come realizzare dei divisori per le agende per misura personal, perché ho quelle che ho io. Come vedete qui l'ho fatto con le Gorgeous, oppure ho fatto questo con Victoria's Secret e ovviamente con scritto planner, ma comunque basta capire come si fa, poi dopo con questo potrete fare qualsiasi cosa, insomma. Poi vi farò vedere anche quelle che ho fatto per me, ma comunque adesso iniziamo subito il tutorial. Allora faccio file, io ovviamente sto usando il Word, e facciamo nuovo documento, eccolo qui. Poi mi scelgo, faccio inserisci un'immagine, per esempio prendiamo questo di Hello Kitty, clicco qui, dimensioni, e le dimensioni giuste per una personal sono 17,01 di lunghezza e 9,05 di larghezza. Poi siccome qui poi le ricambia, la miglior cosa è andare qui e fare blocca, togliere blocca, sì, blocca, blocca proporzioni e rispetto alle dimensioni originali, e andare a modificare da qui, quindi mettere 17,01 e qua già da 9,05, e adesso fare blocca e rimettere qui, fare ok, e queste sono le dimensioni giuste. Poi facciamo un bordo immagine, mettiamo così, poi inserisci forme. Questa è la migliore, però si vede. Questa è la migliore. Spostiamo qui. Ok. Colore lo possiamo fare come vogliamo, tipo bianco, facciamo bianco, ok. Poi possiamo fare ok, poi aggiungiamo la scritta
qua per esempio scriviamo Quindi poi adesso dobbiamo fare porta in secondo piano. E così avremo l'etichetta che sporgerà in maniera giusta dal nostro divisorio con scritto planner, ma ovviamente con questo possiamo personalizzarlo come vogliamo, perché per esempio possiamo anche metterlo qui al centro, certo che bianco è un po' difficile da notare, ecco perché adesso l'ho perso, vabbè facciamo un torno indietro, ok, e facciamo così, guarda, coloriamolo, sennò non me lo ritrovo. Riempimento forma, facciamo grigio. Ah, adesso vai pure. Oh, Sant'Antonio. Senti, vabbè, facciamo così. Ne quindi prendo direttamente un altro e facciamo prima, perché sennò ci facciamo notte. Questo ormai rimane indietro. Ok, vabbè, facciamo così, questo lo teniamo qua, ne prendo uno nuovo per farvi capire. Ok. Possiamo inserirlo qui. E poi al suo interno ci scriviamo Michela, insomma il nostro nome, e questo potremmo farlo come l'inizio della nostra agenda, o comunque poi personalizzarlo e quindi mettere subito dopo planner e poi scrivere note, finanze, make up, insomma quello che vogliamo, e spostarli di volta in volta per personalizzare al meglio la nostra agenda. Insomma, spero comunque di essere stata il più chiaro possibile. Comunque è semplicissimo da realizzare e da creare, e per qualsiasi domanda scrivetemi sotto nei commenti e sarò felice di aiutarvi al meglio o da realizzare, ma ne possiamo fare diversi tipi. Adesso vi faccio vedere per esempio quelle che ho realizzato io per la mia agenda. Questo che ho messo poi all'inizio della mia agenda con il mio nome, quindi basta fare come vi ho fatto vedere prima, soltanto che e la forma applicarla al centro dell'immagine e poi dentro scriverci il vostro nome per avere la copertina, diciamo, del divisore. Poi le ho fatte ovviamente anche con scritto finanze,
ovviamente dove lì metto tutte le mie spese e cose insomma per casa. Make up, quindi dove mi scrivo tutte le spese per il make up o le cose che voglio comprare, comunque la gestione del make up. E quella con una scritta note dove appunto mi scrivo le cose che devo fare, se vedo qualche video, le cose che voglio comprare, insomma un po' tutto. E poi vabbè, c'è quello con scritto planner che ho messo all'inizio per la mia agenda, ma comunque questo lo potete spostare voi come volete. E quindi niente, spero che il video vi sia stato utile in qualche modo. Se vi piace, pollice all'insù e iscrivetevi al mio canale per non perdere gli altri video. Ciao!